Lodiamo il Signore, adoperiamoci per custodire la parola di Dio e farla fruttificare. La sua misericordia soccorre chi lo teme. Ci rende consapevoli che la ricerca di Dio non rimane mai delusa. Ed è quello che ogni domenica vogliamo vivere, avvicinandoci anche noi all'altare, avvicinandoci all'ascolto della parola che sostiene e vivifica la nostra vita. Per questo motivo avvertiamo il bisogno di liberare il nostro cuore da ogni ostacolo che ci possa essere tra noi e Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ai uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio, Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre sapiente e misericordioso, donaci un cuore umile e mite per ascoltare la parola del tuo Figlio che risuona ancora nella Chiesa,
radunata nel suo nome, e per accogliere e servirlo come ospite nella persona dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltare la parola del Signore è il dono che ci viene offerto nella messa. Il fare nostra la parola ci insegna a trasportarla nella quotidianità e ad arricchire il nostro cammino spirituale con gesti concreti e gioiosi, in modo da farla fruttare nei riguardi dei fratelli. Concediamoci sempre di più un momento di ascolto, senza anteporre, come Marta, i pur necessari doveri quotidiani, ma lasciandoci lo spazio per pensare alle cose di lassù. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristorantevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal nostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focaccia». All'armento corse lui stesso Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Ripreso: «Tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatomi da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio. Il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi.
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Consentitemi, fratelli carissimi, di iniziare questa riflessione con una proposta. Forse vi sembrerà strana, ma è una proposta tanto più sensata e tanto più bella perché è venuta fuori da alcuni bambini. Sapete, attraverso la voce dei bambini, dice il salmista, dalla bocca dei bimbi e dei lattanti tu trai la tua lode. Attraverso la voce dei bambini il Signore ci parla. E che cosa voglio dirvi? Che cosa vi voglio proporre?
Cosa ci hanno proposto questi ragazzi? Sono dei ragazzi di una scuola catechistica di Roma, evidentemente ben guidati anche dai catechisti, il cui lavoro nascosto è preziosissimo nella vita di ogni comunità. Chi di noi non rimane terrificato e chi di noi non ha paura di fronte a scene come quelle di Nizza? Ma non passerà tempo che facciamo la cronaca di questi avvenimenti tragici dove l'odio, chiamiamolo per nome e cognome, l'odio semina tanta morte. Cosa ci hanno proposto questi ragazzi di Roma? Forse ha avuto poco eco. Ci hanno proposto di adottare un terrorista. Io la rimbalzo questa proposta, fratelli carissimi, perché è inutile sottomettersi al perbenismo religioso o perbenismo anche umano, pensando che noi siamo lontani, che noi non siamo contagiati. Basta che due treni si scontrano per vedere come la morte arriva alla porta di casa nostra. Basta vedere come un pazzo qualsiasi, al grido di un Allah che è grande, alla stessa maniera di come quando noi gridavamo con la croce davanti che Cristo era il Signore, dietro c'erano le spade per convertire i popoli, che si mettono sotto decine e decine di persone, compresi bambini, donne, gente ignara. Allora ecco, di fronte a questo o scatta il meccanismo perverso del giudizio, del dito puntato, e questo non compete ai cristiani, non compete a chi crede in Gesù, a chi crede in Gesù Cristo della croce morto ma anche risorto. Non abbiamo da giudicare nessuno, fratelli cari, ma abbiamo soltanto da elevare la nostra preghiera. Avete sentito Paolo stamattina? Io perciò ho voluto prendere spunto da questa situazione. Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. E io potrei, mi perdoni San Paolo, mi perdoni la parola di Dio, potrei dire in un altro modo, a favore del suo corpo che è l'umanità. Qualora se ognuno di noi, fratelli carissimi, invece di mormorare, invece di condannare, invece di puntare il dito, dicesse: mi voglio pigliare l'impegno di pregare per un terrorista. Lo so, sono migliaia, ma stamattina quanti ne siamo qui in chiesa? Non mi azzardo a contare, non mi interessa il numero, ma se fossimo anche 10 persone e 10 persone a cominciare dal sottoscritto ci impegnassimo a pregare, a offrire le nostre sofferenze, il nostro calore, la nostra stanchezza, offrire le contrarietà che la vita ci riserva, anche la sofferenza fisica di tante persone tra di noi, se la offrissimo come Cristo ha offerto la sua sulla croce e dicessimo al Signore: Signore, perché tu possa toccare il cuore di un terrorista, di un fratello che la pensa in una maniera perversa, in preda all'odio. Allora, altro che condanna, la nostra sarebbe un'altissima azione di carità, di grazia, sarebbe un dono di quell'accoglienza di cui ci parla la liturgia di oggi.
perché il primo momento è l'accoglienza, fratelli cari. Allora io vorrei invertire per un istante, accogliere prima di tutto l'altro nella nostra vita. E forse, fratelli cari, quell'educazione ad accogliere e pregare e offrire le nostre sofferenze per un terrorista si potrebbe trasformare in una preghiera anche per noi stessi. Mi auguro di non offendermi, di non urtare la vostra suscettibilità, ma io sono convinto che i primi terroristi siamo noi. Quando tra di noi non ci vogliamo bene, non ci stimiamo, ci giudichiamo, ci condanniamo perché ci fermiamo alla scorza della vita degli altri senza entrare nel loro cuore. I primi terroristi forse siamo noi che spariamo continuamente bombe a orologeria che condannano gli altri senza pietà. Il terrorismo è non amore. Allora, fratelli, se ci convertiamo anche noi questa preghiera adottando un terrorista, farà il frutto dentro di noi. Siamo adesso più agevolati per entrare nella parola di Dio. Questa parola meravigliosa che stamattina ci fa sentire l'accoglienza come l'apertura del cuore a un Dio che non viene mai, permettetemi di dirlo in una maniera volgare, a mani vuote. Pensate alla prima visita alle querce di Mamre. Quest'uomo desolato perché non ha figli, è arrivato a 75 anni, è uscito dalla sua terra, gli anni avanzano, la moglie è sterile, non può avere figli. E questo Dio che lo visita e gli dice: fra un anno ripasserò, tua moglie avrà in braccio un figlio. Ci sarà l'equivoco, perché gli uomini quando ascoltano Dio e non è in profondità questo ascolto, vedete la differenza tra Abramo e la moglie Sara. Sara ride a questa battuta del visitatore, ride. Che cosa succederà? Visto che devi avere un figlio, datti da fare, e gli mette tra le braccia la schiava, nasce Ismaele, e il Signore dovrà intervenire e dire: ma figlio mio, non hai capito niente della mia rivelazione che ti ho fatto. Io ti darò un figlio, da tua moglie nascerà Isacco, il figlio del sorriso. Perché Dio non viene mai a mani vuote. Se tu lo accogli, fosse anche per dargli da mangiare, fosse anche per dirgli ti devi rifocillare perché devi riprendere il tuo cammino, fosse anche solo per questo, Dio non viene mai a mani vuote. Così come per Maria, così come per Marta, la presenza di Gesù non è soltanto di uno che deve mangiare. Marta fa bene a preparare il pranzo per Gesù, però Maria si è scelta la parte migliore che nessuno le toglierà. E che perché è la parte migliore? Perché Maria si mette lì in ascolto di questa rivelazione, di questo mistero, di questo Dio che parla e dice di se stesso, ma non dice soltanto se stesso, porta se stesso, porta la salvezza. Perciò Paolo, vedete, nella seconda lettura, continuando quel brano che vi ho già riletto, dice: io sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli, ma ora manifestato ai suoi santi. Qui è il punto, fratelli cari, dove dobbiamo dare senso anche alla nostra messa domenicale,
dove dobbiamo dare senso anche ai momenti di silenzio che sono tanto opportuni, noi che siamo immersi nel suono, nel frastuono. Il silenzio a cosa serve? Serve a questo Dio per parlarci di sé. E quando Dio ci parla di sé, ci porta il mistero della sua vita, il mistero del suo amore, il mistero della sua misericordia, il mistero della sua consolazione. Questo è il punto fondamentale, fratelli cari. Dio non parla a vanvera. Dio non sputa parole inutilmente dalla sua bocca. Dio continuamente ci offre la parte migliore di sé, ed è il suo amore e la sua vita. Noi vogliamo fare appello a questo mistero, di cui anche noi dobbiamo diventare ministri. Anche noi, una volta che ci siamo nutriti di questo mistero, lo vogliamo portare nel mondo, ai nostri fratelli, comunicando il senso della speranza. Dobbiamo dire ai fratelli che se accoglieremo Gesù, se accoglieremo l'amore di Gesù nella nostra vita, la nostra vita sarà completamente cambiata, trasformata, e questo mondo non vivrà più odio, ma questo mondo sarà la casa dell'amore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, scelte dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre dei Cieli con la certezza che il suo amore diventa ascolto per la nostra miseria. Diciamo insieme, donaci Signore un cuore che Donaci, Signore, un cuore che ascolta. La Chiesa sia testimone del giusto equilibrio tra la figura di Marta e Maria nella sua missione evangelizzatrice. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore che ascolta.
il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti porgano con dolcezza la parola per renderla più incisiva ed idonea all'ascolto. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore che ascolta. I governanti porgano più attentamente ascolto al grido esasperato di coloro che hanno bisogno di un lavoro, di una buona sanità, una patria ed un'identità. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore che ascolta. Come Abramo, la nostra comunità si fidi dello straniero, aprendogli le braccia, perché chi lo accoglie, accoglie Dio. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore che ascolta. Uno sguardo al mondo ci fa soffrire con chi soffre e soprattutto sperare in un mondo più giusto e senza alcuna violenza. Preghiamo per chi rimane vittima di ogni violenza e perché il Signore smuova il cuore indurito dei violenti. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore che ascolta. O Padre, ti affidiamo le lacrime di tante famiglie che piangono per la morte dei loro cari, di tanti che sono in ospedale e che aspettano la guarigione, di tante vittime dell'odio che si domandano come noi perché. Che tu possa essere consolazione e stare accanto ad ogni cuore che piange, accanto ad ogni letto dove è steso tuo figlio sofferente. Per lui stesso te lo chiediamo, Cristo nostro Signore. Amen. Dei fratelli che facciano una raccolta. Canto numero 12, benedirò. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della
del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con noi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello e redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e per i poveri, per gli ammalati e per gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunciò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza, noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Ti glorifichiamo, Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi, con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai innalzato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Franco. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo realmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprono alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Misericordia sia di meglio difesa dell'anima e del corpo.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo.
Assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato con la grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Prima della benedizione volevo dare un avviso per la vita comunitaria. Chi ci segue già ci conosce. Giovedì prossimo, a sera, avremo la prima notte bianca dell'estate. Si ripete questa iniziativa che abbiamo preso da 3 o 4 anni. Alle 7 c'è la Santa Messa. Alle 8 comincia l'adorazione eucaristica per tutta la notte. Abbiamo sentito di Maria ai piedi di Gesù. Alleniamoci a questi momenti di silenzio e di intimità. Durante questa notte, ogni ora, ci sarà un intervento di un sacerdote che brevemente ci aiuterà a riflettere sulla misericordia di Dio. Poi ci immergiamo nel silenzio e nella preghiera cuore a cuore con il Maestro Gesù. Perciò, cari fratelli, quando il Signore ci chiama, rispondiamo e verremo da Lui a gustare il suo amore. Quindi questo fino a notte inoltrata, quando non ci dovesse essere più nessuno, riponiamo Gesù e si chiude la Chiesa. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia di aver incontrato il Signore. Andate in pace. Buona domenica.